Amici di Vegetaliano, bentornati. Ho appena raccolto per voi nei giardini di Marco sul fiume Ninfa, cioè nell'oasi di Ninfa, delle erbette selvatiche e alcune coltivate da me davvero molto buone. Questo perché faranno parte di una ricetta della Basilicata che si chiama patate arraganata. E patate arraganata credo significhi gratinate. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo il pane di Bassiano, molto buono, l'olio extravergine d'oliva che conoscete bene, fatto con le olive Itrana raccolte nell'oasi di Ninfa. E poi abbiamo queste verdure, cioè patate, pomodori, e cipolla e passata di pomodoro dell'azienda Angelo Risi vicino all'oasi di Ninfa. Poi le erbette raccolte da me, e questa è l'erba cipollina, nei giardini di Marco, l'origano, di cui vado molto orgoglioso perché è davvero molto buono, coltivato da me sul fiume Ninfa. Poi abbiamo il rosmarino e la buonissima, non potete capire che profumo, salvia. E l'aglio, non so se ve l'ho detto, di Sulmona. Andiamo a vedere questo semplice procedimento e vi garantisco che è una ricetta davvero molto buona. Guardate che meraviglia! Questo origano cresciuto sul fiume Ninfa con la sabbia del fiume. Perché non compri mai il pane? Questa è la pagnotta che vi ho fatto vedere prima intera e ho detto a pranzo mangio una fetta di pane con un po' di olio buono e un pomodoro. Metà. Vabbè, e detto questo, cominciamo la ricetta. Questo coltello qui, come ben sapete, mi è stato regalato da Robert De Niro dopo aver girato il film The Knife. Ora, questo tipo di coltello qui è per le verdure, io ci tengo tantissimo, quindi non si possono tagliare tutte le verdure, ma soprattutto anche il pane. Quindi il pane va trattato con questo tipo di lama, no? Questa qua si rovina con le melanzane, i pomodori e anche il pane. In questo oggetto che è il mini pimer che io adoro, ho messo dentro il pane, la cipolla, un pezzo di aglio, le erbette selvatiche dei giardini di Marco ed ora procedo al mix. Ecco il risultato del nostro mix di erbette e pane. Ho tagliato nel frattempo le patate, lavate e tagliate a fette più o meno uguali di questo spessore, e anche i pomodori. Ora procediamo con la composizione. L'idea era quella di farla gigantesca, ma io sono single, inspiegabilmente single, come ben sapete, per cui adesso procederò con un filo d'olio qui e a fare una specie di lasagna, cioè a strati. Ok, intanto accendiamo il forno e mettiamolo a 180 gradi, così si scalda nel frattempo. E questo è il risultato prima di finire in forno, quindi sono tre strati, patate, pomodori, mix, patate, pomodori, mix, e andrà in forno per una quarantina di minuti, poi lo vedete anche ad occhio. Ovviamente potete aggiungerci quello che vi pare, io ci ho aggiunto altre erbette selvatiche intere, ma anche i peperoncini, potete anche metterci i capperi, le olive, perché il bello di questa cucina senza violenza è che si possono mischiare gli alimenti senza grandi difficoltà.
Siamo giunti al termine di questa ricetta, spero che vi piaccia, se avete dei dubbi scrivetelo nei messaggi, se provate anche voi con magari diverse versioni raccontatemela nei vostri messaggi, iscrivetevi al canale, arriviamo a 1000 e magari suonate la campanella, in questo modo riuscirete a essere aggiornati sulle future ricette. Vi auguro una buona serata e grazie per le visualizzazioni. Ciao!